Di più! Madonna santissima! Buongiorno a tutti ed eccoci qui in un nuovo video sui pavoni grippati e su PokéTube. Abbiamo appena battuto quel maledetto virus per la terza volta e per premio ci hanno quindi riaperto, e spero che sia l'ultima, ci hanno riaperto i canali su YouTube a livello 3 e quindi ora possiamo affrontare qualsiasi grande YouTuber italiano, no? Proprio qualsiasi, ma la maggior parte o comunque quelli che preferisco io, possiamo anche dire. Quindi iniziamo. Vediamo un po'. Qui c'è 145.000 iscritti. Un pochino tanti, 200.000. Sono tanti. Qui invece c'è 110.000. Iniziamo da questo. E dove siamo? Finiamo su Dragon Ball. Sentite anche dalla canzone. No, non sono Junior. Non vedi che non ho il cappello? Sono una Hill. Che ignorante, eh? Chi si aspettava che fosse Junior, eh? Metta un mi piace, perché era chiaramente Junior, invece no, è una Hill. Ed è vero, è una Hill quello, eh? No, non ha il cappello, giustamente. Però tutti i Namecciani si assomigliano. E qua che succede? C'è un torneo. Ma siamo... Sì, vabbè, ma se non ci siamo curati sono proprio un pirla, eh. Vabbè, ci vediamo fra pochissimo, che mi curo e poi torniamo qua. Eccoci tornati qua, ma prima andiamo da questa parte del ponte, perché uno volevo avvisare a tutti quelli che stanno giocando, e qui c'è un piccolo bug, anzi più che un bug, mi sono scordato di lasciare una cassa dove al suo interno ci sono tutte le sfere del drago e non dovrebbero esserci. Dovete trovarle in giro, quindi se volete giocare, diciamo, giocando senza imbrogliare, non aprite questa cassa, perché qui posso depositare le mie sfere del drago che ho trovato. Due, in poche parole. Qui mi spiega appunto tutto. Non prendete questa cassa, che toglierò nel prossimo aggiornamento, che sarà fra poco. E mi spiace davvero, posso tagliare a legna, ma non so perché. Comunque mi spiace, però non prendetelo, semplicemente non aprite quella cassa, perché sennò avrete tutte le sfere del drago e quindi avrete subito il premio, una arma speciale fortissima. Quindi continuiamo. Benvenuto al grande torneo, le regole sono molto semplici: sconfiggi tutti i guerrieri uno dopo l'altro, se li batterai tutti riceverai un premio. Nel caso di sconfitta non morirai, sarai subito spedito in infermeria e potrai riprovare. Quindi iniziamo. Mi sono allenato per mesi col mio maestro, sono imbattibile. Krillin. Ok. Beh, proviamo subito dopo il tacco. Avveleniamolo. Collezzo. Cazzo, non gli ho tolto niente. Andiamo un po' così. No! Di più! Madonna santissima! Krilly! Madonna Krilly! Non morire! Allora, assicuriamo un po' di energia. Va bene, niente energia, va bene, signor Krilly? Penso che non soffra molti attacchi fisici. Soffrirà attacchi, secondo me, oscuri, perché è un buono. Però non ho attacchi oscuri io. Pixelmon! Quindi abbassare un po' l'attacco. Appunto, questo è con Pixelmon. Pixelmon! E così muore! Perfetto! Aiuto, sono io! Devo affrontare me stesso! Allora è morto il nostro capello, che sveglieremo e daremo un vino rosso. Perfetto.
salviamo, ovviamente, che non si sa mai. E andiamo contro Junior. C'è il solito insetto. Ok. Bellissima questa canzone. Collezzo. Avvelenato, perfetto. Oh cazzo, ma non c'ha l'onda energetica Junior, ladri! La madonnissima! È morto, attacco supremo. Tu, ci devi succhiare energia. No, ha schivato il colpo. Che tu sei maledetto, Junior. Proviamo instabile. Instabile. Abbiamo 175 punti, cazzo. No, doppio attacco. Qui c'è il colpo di mano. Cazzo, se fa male. Se usa una Kamehameha, siamo nella merda. Vino rosso, per favore. Ok. Eccola qua. Aiuto, se lo usa sul nostro compagno è morto. Ci ha mancato, madonna. Muori. No! Un punto di vita, no! Jägermeister vinta, 6 ma di livello, posti 5 vite in un giorno, 6 di livello, specchio riflesso, una mossa fortissima. E ora, ovviamente, non poteva che mancare, cazzo vuol dire. Ovviamente, Goku! Quindi, riprendiamo un po' di energia qua. Ok. Così va bene. Salviamo e proviamo a sconfiggere sto cazzo di Goku. Urca, sei davvero forte, non vedo l'ora di affrontarti. Appare Goku. Ok. Tu attacco e tu ovviamente lezzo. Così ti veniamo, Un lezzo. Perfetto. Prendo facilmente sì. Tu usa instabile e tu vuoi un wifi da vicino, cioè succhiamo un po'. Oh no, non ti devo avere ovviamente. Ora è uno contro uno, ragazzi. Lui è avvelenato, quindi dobbiamo tenere duro, piano piano muore. Prendiamo un attacco fisico, noi siamo forti in quello. Madonna, triplo attacco lui. Madonna, triplo attacco ancora. Ora sì che si fa sul serio. Ok. Curati. Aumenta la potenza del fuoco. Muori, Cristo. Ha dato l'attacco. Luce artificiale. Ancora si potenzia. Muori, sì. Morto. Sveglia. Complimenti, hai vinto il grande torneo. Questo è il tuo premio. Hai imparato microfono dorato. Ma prima che mi dimentichi, tieni anche questo regalo da parte mia. Hai ricevuto una sfera del drago. Tutti via. Che succede? Ah, qui c'è qualcosa. C'era il giro delle tartarughe, non l'avevo visto. Questo torneo è per guerrieri. Guerrieri, non i guerrieri. Di altissimo livello. Non so se tu sia davvero preparato. Non lo so, magari sì, dai. Io vado di tutti, che cazzo stai dicendo? Quindi ragazzi, battiamo anche il grande torneo di Dragon Ball. Curiamoci, sì. E quindi ci vediamo per un prossimo episodio dove andremo avanti e andremo alla ricerca del misterioso canale che si nasconde all'interno di questa mappa, ovviamente, perché la mappa non finisce qua. Ciao a tutti!